Tornano le sedute di laurea in presenza al Politecnico di Bari dopo mesi di restrizioni dettate dalla pandemia. Come vedete nel piazzale Cherubini, posti limitati, maxi schermo per far vedere i grafici della tesi per i ragazzi, tutti distanziati, anche i docenti in commissione, e così si riparte con le lauree in presenza. La prima laureanda è Chiara De Bartolo, che ha svolto una tesi di laurea in idraulica dal titolo Analisi della qualità delle acque del porto di Bari. Siamo pronte, finalmente si ritorna in presenza e diciamo anche che nell'atrio è una bella location per le Chi ti sei portato quest'oggi? lauree. I miei genitori, i miei zii, mio fratello. In realtà avevo programmato di laurearmi a distanza, poi ho saputo, diciamo, per le lauree in presenza, quindi ho optato per le lauree in presenza. In bocca al lupo. Grazie, vive il lupo. Vediamo che la tesi è già pronta, è tutto pronto, ci sarà anche una festa per la tua laurea, hai pensato a qualcosa? Un pranzo, ma comunque tranquillo, perché ovviamente bisogna essere in un numero limitato. Poi per le feste, insomma, i festeggiamenti è tutto rimandato a quando si potrà, quando saremo noi giovani tutti più, cioè, tutti vaccinati, quindi aspettiamo un po'. Chi ti sei portato quest'oggi che fa il tifo per te? I miei genitori e i miei nonni, si potevano portare solo quattro persone, familiari, quindi ho optato per loro che sono in priorità. Possiamo rivivere questa sensazione anche se in maniera un po' più limitata, però. I genitori sono pronti per la laurea in presenza. Molto meglio in presenza che a distanza. La macchinetta è pronta per immortalare il momento. Certo, è per forza. Ci siamo abbastanza emozionati, Cioè. Nonna, la nonna. Auguri. Grazie. In questo momento per noi è una festa, non è più il Politecnico. Poi il tempo ci sta aiutando anche. Progetti per il futuro, hai già pensato? Sì, continuerò gli studi ancora al Politecnico e poi vediamo la carriera, la libera professionista. Siamo i primi laureanti a tornare in presenza dopo questo periodo, quindi è una bella emozione. Quattro persone, chi hai portato? Beh, la mia famiglia, mia madre, mio padre, mio fratello e la mia ragazza. Purtroppo solo loro si potevano portare. E a casa chi c'è pronto ad aspettarti? Ah, sicuramente stanno i miei nonni, tutti i miei zii e cugini e sicuramente tutti quanti gli amici. Sicuramente iniziare a lavorare, grazie comunque anche alla laurea triennale in ingegneria civile ambientale, quindi darsi da fare e poi magari specializzarsi e andare avanti con gli studi. In serata offro da bere a qualche amico, però evitando assembramenti, insomma. Politecnico si è adattato e ha fatto, insomma, in pochissimo tempo tutte le attività che hanno permesso di procedere come se nulla, diciamo, fosse accaduto dal punto di vista dell'erogazione della didattica, dell'assistenza agli studenti. Non ci sono stati rallentamenti, gli studenti, devo dire, hanno sempre insomma, mostrato la loro gratitudine nei confronti per quello che è stato fatto appunto da docenti, da tutto quanto il Politecnico. Per loro sarà una giornata in cui vedranno coronato il loro sogno, per noi è una giornata in cui ci ritroviamo insieme con la speranza che sia la prima di tutte quelle, insomma, che verranno di seguito.